dire finalmente, si può dire finalmente. Eravamo andati vicini a Reggio. Abbiamo rischiato di vincere, ma stasera poi magari potevamo fare qualche piccola cosa contro me. Vabbè, ci voleva questa prestazione, questa vittoria, perché come sapete parliamo sempre, navigare con grande pressione, con situazioni sempre estreme e pesanti e difficili. Devo dire che i ragazzi veramente sono stati bravi, a interpretare una partita di grande personalità, volendo fare la partita. L'hanno fatta dal primo minuto fino a quando poi non ne avevamo più, gli ultimi 10 minuti, vabbè, c'erano queste situazioni di palle lunghe, schiacciate un po', però forse ci manca ancora quella cattiveria nelle ripartenze che anche nel primo tempo, nel secondo forse potevamo fare chiudere un po' prima la partita. Però un'ottima prestazione, ma fare punti che ci danno anche un po' più di serenità. E via, si continua, insomma, questo è l'aspetto importante per me, anche per dare un po' di tranquillità a questi ragazzi che dalla prima di campionato che sono sott'acqua e effettivamente non è facile. Mister, non sono d'accordo, noi parliamo di moduli perché fa parte un po' della tecnologia, però effettivamente stasera con il 4-3-3 si è visto veramente un Padova ha ribattuto colpo su colpo, ma che anche facciamo fatica a finalizzare, però si è visto veramente anche sul campo. Sì, no, abbiamo lavorato su questa situazione proprio anche in virtù di noi dobbiamo credere che i moduli siano importanti, no? Dobbiamo credere nel cuore, nella capacità di essere nelle partite. Ne abbiamo parlato oggi proprio con i ragazzi. I numeri, sì, i moduli, ma a volte magari certe situazioni bisogna farle tu, il momento, la capacità di interpretare la partita. Sicuramente questa sera il modo è stato importante, ma non è determinante. È quello che porti in campo, il tempo, lo stomaco. È questo che conta veramente. Devo dire che questa sera ragazzi parliamo su questo aspetto molto, molto importante. L'esplosione di Ojuji che è stato tra i migliori in campo, secondo me, forse un po' eccessiva, un po' severa. Sì, perché erano stati falli molto più severi, più non sanzionati, cioè, no? Per me non è un'esplosione, assolutamente, non fallo più. Tra i migliori in campo, condivide? Sì. No, ma guarda, non voglio parlare di altre cose, però è entrato con un piglio giusto, ha curato un certo palle, ha avuto due palle gol, o tre, non lo so, davanti alla porta, solo, purtroppo probabilmente non è nel suo DNA di trasformare queste palle, è giovane, sicuramente quando si presenta davanti è anche un pochino più di precisione. Però veramente ha fatto un grande lavoro, ha fatto una partita molto importante, ma io penso che era un po' affacciato, non vedo diciamo un ragazzo che si è tirato indietro, per cui al di là sicuramente qualcuno ha fatto una prestazione anche per il ruolo fuori magari di un certo tipo di normalità e penso che la squadra abbia veramente fatto una prestazione dignitosa, bella. Mister, ricorda la vittoria è arrivato da Pasquato che a nostro modo di vedere aveva fatto parecchia fatica nel primo tempo. Aveva pensato di cambiarlo a un certo punto prima che arrivasse questo gol inizio ripresa? Ma guarda, sono quelle situazioni che sono ragazzi che magari sbagliano, però alla fine sono tirati fuori il corso vincente, bisogna avere anche la pazienza, non sempre fanno partite, magari in altre occasioni ha fatto la partita su ritmi e su situazioni molto più importanti, non ha fatto questa sera. Faticato magari anche per il lavoro che doveva fare o per un po' più di precisione o perché sentiva anche lui come altri questa partita però il gol è stato una rasoiata, la precisione un gesto tecnico importante, penso che debba essere andato meglio di aver fatto un gol pesante. Può essere secondo lei la partita che cambia un po' il voto del campionato del Padova, forse è lo sblocco che ci voleva? Quando non siamo fuori dalla paura penso il campionato, sì, non possiamo andare a creare ulteriori pressioni a una squadra che già ne ha tante, per cui
classifica, mantenere la pressione in un livello di guardia, non andare oltre, perché certe partite ci potevano effettivamente far affondare e dilatare il distacco tra noi e la seconda, la penultima. Siamo rimasti attaccati fin quando arrivano anche questa vittoria, che ci consente un pochino di respirare, ma respiriamo fino a domani, perché gli altri non hanno giocato, qui tutto finisce lì. Poi ci dobbiamo aiutare di una settimana, ancora impegnativa, dura, con una squadra importante che è la nostra classifica. I tre punti sono d'oro, prestazione importante, la situazione rimane tale uguale, perché andiamo avanti per una cattura che ci interessa. È anche la prima volta che la difesa non prende gol fuori campo, come si vedono i progressi. Lei quanto soddisfatta è? Quando è arrivato ha detto prendiamo troppi gol, ci sono troppe tante situazioni da migliorare. Li vede i progressi e contento? Sì, ma la squadra che lavora con più compattezza, non abbandonando volte la linea, però è chiaro che quando non prendi gol nasce anche un po' più di autostima, più di fiducia anche in certi meccanismi, in certi ruoli. Una squadra che era disciplinare su un certo aspetto, non abbiamo tanto gol con Brescia, in certe situazioni in casa non abbiamo vinto. La squadra è cresciuta sotto questo aspetto dell'attenzione e della solidità. Se non è ancora così, quando partiamo, quando ripartiamo, dobbiamo essere un pochino più. Anche se anche nel primo tempo abbiamo avuto delle uscite, delle situazioni, però magari va bene così, guarda. Ok ragazzi. Grazie.